Siamo in un mondo cosiddetto moderno che va sempre più verso le diverse forme della tecnologia. Vediamo internet. Ecco perché sorge l'esigenza di una comunicazione calda. La comunicazione calda è quel messaggio che viene dalle parti più vive del comune, dalle canzoni popolari, anche da Sanremo. Ecco perché io ero rimasto colpito da una canzone di Francesco Guccini che, caso vuole, dice così: vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando con me del tempo dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di paletale attaccati a me. Qui mi sembra che l'atmosfera di questa ricerca magica di un mondo caldo sia evidentissima. Qui emerge un punto essenziale, cioè il fatto essenzialmente educativo di questo modo di intendere la vita e i rapporti. Ora, il mio compito qui oggi è quello di mettere in luce gli aspetti e i valori pedagogici di un'iniziativa culturale singolare e coraggiosa. La vita sta di Vincenzo Moneta è, a mio avviso, un messaggio fatto di messaggi scavati nell'anima di mille voci. La vita scorre, ma sta, nel senso che il tempo si fonde con l'eternità. Abbiamo filo comune che aggancia queste realtà che scorrono. Ora, questa visione della realtà è una sintesi appunto di tempo e di eternità, ma dove sta il fatto educativo? Il fatto educativo ci riporta alla memoria Socrate, il grande filosofo greco del IV secolo a.C., padre della maieutica. Vincenzo Moneta è come un novello Socrate, dalla mano sensibile e discreta, calorosa e umana, che con umiltà e semplicità tira fuori dal cuore umano di ogni tempo storie ed emozioni. Lui si schermisce, fa il patto di umiltà dicendo: io non sono un autore, l'autore sono personaggi che io ho cercato, ma io direi che lui è autore di autori. I personaggi del libro li ha riportati lui a una luce diversa. Il messaggio è il dialogo che nasce dall'incontro generazionale, come sentiamo dire prima l'assessore, che praticamente abbiamo qui la visione di un incontro fra generazioni, fra anziani e giovani, i giovani di ieri e gli anziani di domani. Quindi il tempo svanisce, si disintegra. Questo modo di presentare le cose è attualizzazione, è una forma di attualizzazione che sorpassa i confini del tempo. È diversità che si fa unità. E questo per me è un grande valore educativo. Abbiamo già sentito che nella memoria degli anziani spiccano i valori e i sentimenti, diciamo, di un mondo regolamentato, di un mondo semplice ma preciso.
sono narrati con calore, con sentimento questi fatti. Nella testimonianza dei giovani invece emerge il vuoto, è vero. Gli anziani parlano di ricordi sofferti per la guerra, la povertà, il giudizio tradizionale. I giovani però confessano il disagio di un benessere materiale che non gratifica. Manifestano la loro inquietudine interna di fronte a quella che oggi sembra pace nel mondo, ma che in realtà è una guerra sommersa e corrosiva. Oggi il principio è il consumo a tutti i costi, sempre più, mentre ieri il risparmio era il principio della sopravvivenza. Il passato rischia di divenire un limbo dimenticato, il presente una selva oscura, il futuro imminente un antinferno minaccioso. Il quesito quindi è come superare l'atroce dialettica fra questi due punti di vista contrapposti della storia. Storia sì locale, perché qui siamo a Lucca, siamo ospiti di una circoscrizione, storia locale, ma che riflette la storia del mondo, ormai presa nella rete delle comunicazioni globali e integrali. Nord e sud dialogano, si sconfina. L'incontro fra le generazioni che si fa caldo dialogo, la diversità nell'unità, l'attualizzazione senza tempo di passato e futuro. Il recupero delle tradizioni, i dialetti, le sensazioni, i profumi di ricchezze locali non è provincialismo, come alcuni potrebbero pensare, bensì il riconoscimento della propria diversità in armonia con la globalità. E secondo me questa è l'unica via per mantenere una propria identità senza dover languire dell'isolamento. Iniziative come quelle della vita strana dovrebbero proliferare. La valuta dell'impegno, come quello di Vincenzo Moneta, dovrebbe essere la più pregiata. Ovvero, si perdoni la battuta, non solo moneta locale di Lucca, moneta italiana e europea. L'Europa è argomento attuale di diversità nell'unità. Ma l'Europa del progresso e dello spreco è un problema soprattutto educativo. Dell'aspetto educativo non se ne sente quasi mai parlare, di economia molto, di pedagogia poco. Non vogliamo ammettere che la costruzione dell'Europa debba nascere dal fondamento educativo, soprattutto. Quindi la vera ricchezza è affrontare la nuova realtà europea nello spirito di chi vuole continuare affinché i nostri ricordi e le nostre emozioni non siano sepolti da abbandono indifferente.